Adesso ci spostiamo ad Andria perché voi ci avete segnalato che il centro di aggregazione sociale ex Fornaci, dove eravamo stati qualche mese fa, ricorderete, nonostante le promesse dell'amministrazione, è ancora chiuso. Carlo Sacco è tornato lì per noi. Buon pomeriggio Michele, siamo tornati ad Andria. Ricordi il centro di aggregazione Fornaci? Abbiamo fatto un servizio dove parlavamo delle problematiche di questo centro sociale alla fine dell'anno scorso. Beh, ci avevano detto che in due mesi tutto era risolto. Ebbene, oggi festeggiamo l'apertura. Ecco qui infatti le nostre candeline perché è tutto aperto, giusto? Purtroppo è tutto chiuso. E come vedete alle nostre spalle, il centro è chiuso, abbandonato a se stesso. Ci tocca ritornare nuovamente qui. Malgrado tutte le nostre sollecitazioni, l'assessore circa qualche mese fa ci promise che il centro sarebbe stato finalmente consegnato alla città. Ma la città aspetta ancora il centro Fornaci, l'apertura del centro Fornaci. Ricordiamo un po' di soldi, circa 2 milioni di euro spesi per costruire questo centro di aggregazione sociale inaugurato, infatti oggi festeggiamo con... Sono due anni esatti che stiamo qui ad attendere che quell'inaugurazione farlocca, oserei dire, venga evidentemente rifatta, ma noi siamo qui oggi per festeggiare insieme a voi cittadini andriesi la non apertura del centro Fornaci. Ricordiamo, questo è un centro sociale dedicato a chi? È un centro sociale per poter far sì che i bambini, ma anche non solo, i giovani, anche gli anziani possano venire in questo centro. Lo dice la parola stessa, è un centro di aggregazione per tutte le persone, anche e soprattutto del quartiere. Insomma, caro Michele, mi hanno lasciato con le tortine per festeggiare purtroppo la non apertura ormai da due anni del centro di aggregazione sociale Fornaci. A voi studio. Noi siamo in studio con Michele Coratella, che è consigliere comunale di opposizione, diciamo, Movimento 5 Stelle di Andria, e al telefono abbiamo Benedetto Misciosce, che è consigliere di maggioranza di Noi con Salvini. Ecco, benvenuto consigliere. Buonasera dottor Cucuzzo e buonasera ai telespettatori. Bene, ci vuole spiegare perché nonostante le promesse dell'assessore ai lavori pubblici fatto proprio qui a buon pomeriggio a dicembre scorso, questo centro importante di aggregazione lì ad Andria è ancora chiuso, come mai? Guardi dottor Cucuzzo, dobbiamo chiarire immediatamente alcune questioni. Intanto voglio dare subito un accenno a quello che è stata la meritocrazia dell'amministrazione Giorgino, che ereditò quel rudere grezzo e l'ha portato a compimento e quindi l'ha completato tutti i lavori che erano necessari. Abbiamo nel frattempo avviato tutte le procedure perché questo centro possa essere affidato alle agenzie del territorio, in questo caso parliamo delle parrocchie. Si è innescato tutto un processo di interlocuzione con la diocesi. Siamo arrivati praticamente a una definizione di quell'accordo. Nel frattempo, devo dire, ci sono state delle situazioni che hanno portato in un certo qual modo a non a voler ritardare, ma sono sempre conseguenze di azioni determinate da burocrazia, da situazioni anche di verifiche di alcune situazioni che ci hanno chiesto anche la stessa diocesi di porre rimedio nell'attrezzare ancora di più lo stesso centro, quindi si stanno mettendo a punto tutte le procedure necessarie per poter finalmente affidare alla diocesi, quindi alla parrocchia della Madonna di Pompei e del Crocifisso, quest'opera. Va bene, che certamente abbiamo tutto l'interesse immaginabile perché questa struttura venga finalmente fruita dai nostri cittadini. Allora, non c'è nessuna... Va bene, consigliere, diciamo un pochino per volta, se no non lasciamo parlare il nostro ospite. Allora, lei ha sentito, sembra quasi che sia responsabilità delle parrocchie sentire parlare così. Come mai, secondo lei? Era venuto qua l'assessore... Grumo, sì, che ci aveva proprio detto che sarebbe stato aperto entro pochi giorni, sono passati mesi. Guardi, dottor Cucuzza, c'è un articolo di stampa di ieri in cui l'assessore Grumo afferma che i tempi di consegna del centro Fornaci sono imprecisabili. Quindi è di ieri, non stiamo parlando di tanto tempo fa. Quello che abbiamo contestato da subito è quell'inaugurazione fatta durante la campagna elettorale. Quindi, se non era pronto, che senso aveva fare l'inaugurazione di un luogo che non è completo e non può essere affidato
alle parrocchie o comunque a delle associazioni. Allora, c'è una ragione politica che stiamo capendo, però secondo voi in realtà da che cosa dipende? Ma noi abbiamo scritto più volte, abbiamo anche inviato delle PEC, io l'ho detto anche in una scorsa trasmissione, però non abbiamo risposte, non ci hanno risposto. L'amministrazione non ci risponde, si trincerano dietro la parola burocrazia, ma sono loro stessi la burocrazia in questo caso, visto che amministrano. Quindi Posso rispondere? Sì. Posso rispondere? Allora, certo. L'avvocato Coratella, io capisco che loro non avendo argomenti tirano fuori queste situazioni qui. In due anni invece di stare a proporre dei progetti per la città, loro non fanno altro solamente che tirare fuori queste situazioni. Ripeto che non sono determinate dalla cattiva volontà dell'amministrazione l'opera. Mi scusi, ma per risolvere problemi che consigliere sono Miscioscia, voglio ricordarle che amministrate voi, non amministriamo noi. Quindi stiamo risolvendo voi dovete... questioni. Sì, sono due anni che state risolvendo le questioni. E questo è sotto gli occhi di tutti. Non parlo delle altre opere, voglio dire che ad Andria sono lì inaugurate, incompiute. No, ma per fortuna abbiamo fatto diverse opere ad Andria. Certo, sono come dice qualcuno di voi, sono sotto gli occhi di tutti. Che erano 10 anni che non si facevano opere. Certo. E possiamo dire che siamo fieri di aver fatto queste opere. Ma infatti è sotto gli occhi di tutti il degrado della città. E ve lo riconosce perché voi chiunque. Siete capaci solo a platerare. Ma noi non per amministriamo, resto, non mi dispiace. Le risposte dovete darle voi che amministrate, non certo noi. Non siete neanche in grado di dare le risposte. Ma non le possiamo dare noi se amministrate voi. Vabbè, ma adesso pensate non è a quello che... che avete fatto in consiglio comunale. Va bene, ma adesso noi non è che vogliamo sentire il duello. No, si rilassi, consigliere, si rilassi. Abbassa il microfono. Ecco, si rilassi, perché non dovete fare il dibattito politico del consiglio comunale, perché la gente non è che penso interessi molto, no? Allora, consigliere, se si è ripreso, io tornerei a chiedere. Mi sono ripreso molto bene. Bene, la ringrazio. Allora, come si spiega, insomma, questo ritardo? Sono stati spesi... Ma le ripeto, Mi faccia dire, sono stati spesi milioni di euro, giusto? Sì, no, le dico di più, voglio raccontarle un po' brevemente la storia di quel complesso. Noi l'abbiamo ereditato nel 2010, che era abbandonato da 3 anni, grezzo. Quindi abbiamo avuto la capacità di risolvere tutte ma le sentenze. Ma cosa c'entra questo? Voglio dire, la risposta c'entra? È un'altra. È chiuso. E perché è chiuso da 2 anni dopo l'inaugurazione? Le sto dando è la evidente. Risposta dicendo che stiamo dirimendo alcune che situazioni. Che colpa dell'amministrazione passata, immagino. No, è un problema procedimentale. Adesso è un problema procedimentale. Stiamo sono passati 2 anni dall'inaugurazione, però. Sì, potrebbe passare anche un altro anno. Ah, ecco, lei bene. Conosce quali sono anche i problemi? Se l'assessore Grumo ci ha detto sì. A dicembre ma che l'avreste inaugurato. Guardi, Coratella, ma perché l'avete inaugurato allora, se è chiuso? Scusi. No, noi abbiamo avuto almeno la capacità di presentare alla città. Che c'entra? Ma non è fruibile presentare ultimato. Cosa? Adesso noi la stiamo completando per... Ma lo dice lui o lo dice l'assessore? Perché lui è un consigliere comunale. Nella gestione, quindi... Non lo so. Guardi, che cosa suggerisce? Vabbè, io sono stato un ex amministratore, quindi conosco bene le dinamiche di un amministratore. Che cosa non suggerite voi? Che cosa sicuramente voglio dire questa ennesima promessa, peraltro voglio dire hanno confermato che non ci sono dei tempi certi, perché ad oggi anche il consigliere Miscioscia ha detto può essere anche un anno. L'assessore ieri ha parlato detto a mo' di battuta, chiedo scusa, a mo' tempi... di battuta. No, ma l'assessore ha detto ma tempi non precisabili. Forse non ha compreso. Probabilmente sì, probabilmente io non capisco. Lei non ha compreso. Può essere. Che comunque ieri l'assessore ha detto che i tempi sono imprecisabili, quindi io mi fido di quello che dice l'assessore, chiaramente. Tempi imprecisabili per me significa che non c'è una data di scadenza. Io rinnovo la domanda. Chiedo, ma perché fare un'inaugurazione 2 anni fa se non era ancora possibile consegnarlo? Noi siamo orgogliosi. Risponda di aver a questo. No, risponda. Consigliere, vuole rispondere. Se vuole rispondere, bene, se no, no. Dica che non vuole rispondere. Le sto rispondendo. Siamo stati fieri di aver presentato finalmente un'opera completata. Cosa c'entra? Ma non è fruibile dai cittadini. Noi la che cosa significa? Consegnando alle diocesi. Gli dimento una serie di situazioni per sta dicendo che è colpa del vescovo chiesto... perché non si apre il centro Fornaci non mi dica non mi faccia ha non detto mi l'abbiamo consegnata alla diocesi no, mi scusi no, quindi ho detto stiamo solamente cercando di mettere nelle condizioni della diocesi di avere un'opera credo completa che ci sia con molta confusione che diciamo che va bene consigliere si sente di prendere un impegno sui tempi in modo sì. Insomma da segnalare all'amministrazione io questa situazione l'impegno che io le dico che posso prendere a titolo personale
personale, ma anche, diciamo, a nome della amministrazione, è quella di fare in modo che quest'opera venga consegnata nel più breve tempo possibile, e c'è tutta la volontà dell'amministrazione, del sindaco, di tutta... Non si può dire quando, è però. Ma guardi, se io avessi la sfera magica, le potevo dire... Ma perché l'avete inaugurato allora 2 anni fa, se non aveva la sfera magica? L'abbiamo presentata, perché finalmente avevamo... l'avete inaugurato, non l'avete presentato. L'avete inaugurato con tanto il taglio del nastro del sindaco con la fascia. Può dire tutto quello che vuole. Intanto faccia proposte. Io dico quello che vedo. Va bene. Puoi vedere quello che dici. La questione rimane aperta, se era una presentazione o era un'inaugurazione. Fatto sta che è ancora chiuso e non abbiamo garanzie sui tempi. Io le dico che noi stiamo lavorando perché finalmente quest'opera venga consegnata alla città e alla parrocchia. Bene. Questo è l'ennesima promessa, diciamo, ma ormai sono 2 anni, guarda. Quindi non è che noi ci crediamo più di tanto. Questa, come tante altre opere... Ci sono altre cose, adesso non è che vogliamo fare qua il dibattito politico, ma ci sono altre situazioni, Andrea, che secondo voi... Di situazioni, cioè di opere compiute, completate, non consegnate alla città, ce ne sono tantissime. Abbiamo visto l'altra volta la pista di pattinaggio, abbiamo visto loro parlano di area mercatale. Posso fare l'elenco delle opere che abbiamo realizzato? Il problema è che non si può fare un'inaugurazione di qualcosa che poi non è fruibile dai cittadini. Ma perché è successo altre volte che siano state inaugurate? Ma in campagna elettorale. Ora capisco. Abbiamo un ponte Bailey ad Andrea, che è un'opera, diciamo, straordinaria di ingegneria, praticamente supera un incrocio, è un ponte metallico che costa ai cittadini 1000 euro al mese, è lì dal 2012 e non è stato fatto nulla per riparare, c'è un cedimento del fondo stradale e quindi per non riparare, si può utilizzare. Non si è riparato in tutto questo tempo. Ma non solo non si è riparato, però nel piano triennale delle opere che hanno presentato hanno eliminato i soldi destinati al rifacimento di una parte. Quindi di non sono neanche previsti. Non si aggiusterà mai più e questo sta succedendo. Allora consigliere, do a lei la parola per chiudere brevemente, però non mi faccia la storia di tutte le opere pubbliche. Perché sennò ci vorrebbe una giornata per elencare quello che abbiamo fatto. Sono tantissime, l'avvocato Corradella può solo platerare. Io non lo offendo e le chiedo di mantenere un certo tipo di contegno, anche se mi rendo conto che per lei è difficile. Il famoso ponte Bale, se mi dà tempo di rispondere, è determinato dal fatto che noi stiamo parlando di un'opera che riguarda un vecchio alveo che è stato praticamente interrato e che ha bisogno di una serie di interventi strutturali. Tenga conto che lì interviene anche la sovrintendenza e quindi abbiamo necessità... Avete o non avete tolto i soldi per riparare via Eritrea, che è una via adiacente? Per quell'opera se ne vanno 6 milioni di euro. No, risponda a me, avete tolto i soldi per via Eritrea, quindi non toglierete mai il ponte Bailey. Va bene, la situazione rimane sospesa qui, vi invitiamo, consigliere Corradella, lei e i suoi colleghi della maggioranza, a venire qua in studio a raccontarci gli sviluppi e farci sapere quando verranno inaugurate finalmente questo centro di cui abbiamo parlato fino a poco fa e le altre opere. Speriamo non alla prossima campagna elettorale. Va bene, vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione è scaduto.